ascolto, buon pomeriggio. Una volta. Con Omnia News abbiamo delle interviste alquanto, almeno riteniamo da parte nostra, importanti, con la presenza in studio del nuovo Presidente del Consiglio Prinzi, Giacomo Prinzi, e poi con due esponenti del turismo patese, abbiamo Salvatore Greco Buonasera, telespettatori. e Vincenzo Mandello. Entrambi hanno un'attività turistica alquanto importante, per cui cercheremo di fare il tutto, di sviscerare quali sono le problematiche per rilanciare il turismo a parte, che sta Valenza, nonostante tutte le difficoltà, si difende sempre bene, e con il Presidente del Consiglio. A tal proposito, Presidente, mi sorge spontanea una battuta. Lei per 10 anni è stato quasi sempre all'opposizione e quasi sempre a scatenare delle battaglie. Adesso che lei adesso è il Presidente del Consiglio, come giudica quel qualcuno di consigliere che così magari è un pochettino rompi? Ecco. Intanto mi consenta di fare gli auguri per questo nuovo inizio. E auguri a lei per il suo compleanno. Un momento di auguri. E sono molto contento di essere presente a questo nuovo inizio dell'emittente e con l'augurio che sia davvero di auspicio per tornare alle vecchie nostre abitudini e lasciarci alle spalle questo periodo problematico che tutti conosciamo. E, guardi, io impronterò per quanto sarà possibile la mia presidenza nel dare massima estensione alle prerogative dei consiglieri comunali e quindi la libertà di espressione e di manifestazione, ovviamente sempre nei limiti della civiltà e della proporzionalità, per tutti i consiglieri comunali. Le dico questo, le premesse per mettere in atto un buon lavoro ci sono. Abbiamo un consiglio, mi piace ricordare, a trazione femminile, la maggioranza dei componenti sono donne, abbiamo nuove entrate di consiglieri alla prima esperienza e abbiamo ritorno e riconferme di consiglieri di lungo corso. Quindi entusiasmo ed esperienza si fonderanno per cercare di dare le risposte alla città di Patti che ne ha tanto bisogno. E ovviamente per ciò che riguarda i ruoli di ciascuno, nel rispetto dei ruoli, ognuno sarà libero di sviluppare la propria azione politica e mi piace ricordare che per meglio articolare i lavori consiliari abbiamo sin da subito messo mano al regolamento comunale che regola i lavori consiliari per dare la possibilità a tutti i consiglieri e a tutti i gruppi consiliari di portare avanti la propria identità nel principio del pluralismo. I lavori entreranno nel vivo, lo anticipo, perché già sono partite le convocazioni ufficiali l'8 marzo, festa della donna martedì prossimo, dove all'ordine del giorno ci sarà la trattazione di un punto fondamentale per tutto quello che diremo in seguito, e cioè l'approvazione del documento unico di programmazione del programma economico triennio 21-23 e quindi bilancio di previsione 2021 che si è tardato a portare in aula, ma con l'approvazione dello stesso daremo nuovo slancio e nuova vitalità all'azione amministrativa della città. Entrare nel dettaglio, caro Presidente, piano regolatore e riequilibrio sono i due temi fondamentali, i due temi importanti per cercare su questi due punti di tracciare tutto quello che sono le attività della città di Patti. Non sfugge a nessuno che il bilancio di previsione 2021 è il bilancio del riequilibrio, porta in sé diciamo, l'avvio della procedura di riequilibrio. Quindi attenzione vi sarà a questo strumento che è iniziato con la passata consiliatura, su cui gli uffici hanno molto lavorato e si sono molto spesi per portarla avanti, quindi vedremo nel proseguo come andrà a finire. Per ciò che riguarda tecnicamente, ma non voglio tediare con passaggi tecnici sulla procedura di riequilibrio, siamo in attesa del prossimo step che sarà quello del primo vaglio dalla commissione ministeriale di valutazione e che se dovesse dare, come si spera, il disco verde, a questo punto ci consentirà di andare avanti con gli ulteriori step e con la verifica della Corte dei Conti. Perfetto. Quindi da questo punto di vista non ci dovrebbe essere problema, quindi il piano regolatore e il piano dell'equilibrio dovrebbero essere approvati e quindi sono
subito si può dare il via a quelli che sono i punti fondamentali per la città di Parma. Sì, abbiamo avuto dove se, sembra, posso dirlo, che nell'ottica, come dicevo prima, di ampia disponibilità e convergenza, sembra che non ci siano particolari problemi per l'approvazione del bilancio. Ecco, Presidente, io l'ho chiamato anche perché forza delle sue battaglie elettorali, specialmente per quanto riguarda il rilancio del turismo. A tal proposito abbiamo, come già detto, due punti fondamentali del turismo di Patti. Ecco, innanzitutto partiamo dal capolinea, Patti Tindari. Patti Tindari. È una cosa fondamentale, dai, se vogliamo. Secondo me il maldello che ci serve nell'ottica di un marketing territoriale sempre più presente nelle dinamiche turistiche del territorio in generale, dare un'etichetta che sia accattivante e che possa richiamare più turisti. Io le dico questo. Da qui a 12 mesi avremo tre impegni elettorali, referendum in primavera, elezioni regionali e elezioni politiche subito nel 2023. Mi auguro che ci sia una convergenza affinché in uno di questi tre appuntamenti si possa affiancare il referendum per la denominazione di Patti Tindari, perché sicuramente il nostro territorio è conosciuto fuori dalle diciamo dai confini territoriali, soprattutto per quella perla e per quel gioiello di famiglia che è Tindari e che va valorizzato e che sarà un sicuro traino per tutto il territorio, e da là ritengo che dobbiamo ripartire. A tal proposito abbiamo, a quanto mi sembra di capire, due tesi differenti e opposte. Salvatore Greco, prego a te. Sei d'accordo, favorevole, Patti Tindari? Intanto io volevo fare una premessa che era quella di chiedere a viva voce, ecco, pace per quello che sta accadendo in Ucraina, e per cui insomma mi conforterà se anche, ma so che ci sono già dei passi da parte di questa amministrazione affinché si possa, ecco, far fronte anche a quello che è un dovere civico di ogni cittadino italiano, europeo, e anche un dovere civico da parte di chi come noi operiamo nel settore turistico alberghiero. Approfitto per dire al Presidente del Consiglio che la mia attività, il mio albergo metterà a disposizione dell'amministrazione comunale, ecco, quelle che sono le mie possibilità in campo di alloggio. Sono favorevole per tanti aspetti affinché si possa, io provocatoriamente direi Tindari Patti, ma insomma mi basta, meglio Patti, mi basta in alfabetico, perché nella mia vita trascorsa sempre in lungo e in largo in Italia e soprattutto anche in Europa, spesso mi veniva di parlare di Patti, e tanti, ohimè, interlocutori da me, ecco, punzecchiati, mi dicevano: Patti, quando poi, sai, dove c'è anche la Madonnina Nera, Tindari, Tindari, ecco, allora la, certo. Che Tindari, secondo me, è un nome da tutti. Perfetto. L'ultima cosa che volevo anche ricordare a proposito di Tindari è quella che dobbiamo puntare moltissimo, Presidente, io qua la invito a prendere, ecco, appunti mentali, perché lei non ha bisogno assolutamente di prenderli con carta e penna, ecco, di puntare a Tindari, perché per noi che viviamo di turismo è importante che Tindari venga di nuovo presa per mano da questa amministrazione,
perché Tindari è di Patti e di nessun altro paese limitrofo e anche non limitrofo che si approfitta di questa nostra località per andare a fare pubblicità per il proprio paese. Perfetto, condivido questa tesi di Salvatore Greco, anche perché ne ho parlato abbastanza, qua addirittura nelle varie fiere internazionali si diceva e Tindari di un altro nome, non facciamo polemica, lasciamo vedere, però non è riferito a Patti. Prevenza. Io lo voglio fare, ma sono no, perché ognuno si fa un'idea. Non si tratta, per carità. Io la vedo sotto un altro punto di vista. Oggi è importante fare turismo e non chiudersi soltanto nel proprio territorio, quindi in questo caso nella città di Patti, ma dare un respiro più ampio al territorio, quindi di conseguenza Tindari è vero che appartiene alla città di Patti e questo è indiscutibile, però è pur vero che Tindari ha un eco molto più vasto, quindi se noi dobbiamo pensare a fare turismo limitatamente non dobbiamo pensare solo esclusivamente alla città di Patti, che è tra l'altro capofila di diverse situazioni politiche e anche a livello anche sanitario e tutto quanto, però è pur vero che si trova in una posizione che può anche abbracciare ancora di più altre città, quindi non dobbiamo portare solo avanti il discorso di Patti d'Italia, ma un respiro più ampio, quindi cercando di fare un turismo con marketing territoriale che non sia solo limitato a Patti, ma a tutto l'entroterra. L'entroterra per quale motivo? Perché la forza attrattiva non è solo nella città di Patti, ma in tutto quello che c'è attorno, in tutte quelle piccole strutture, in tutte quelle piccole altre città che ci sono a girare attorno a noi, che hanno delle prerogative importanti che magari mancano nella città di Patti e diversamente mancano nella città, ad esempio, un esempio molto così stupido e banale, di Montalbano e Nicola. Montalbano non c'è il mare, però ha delle, esatto, caratteristiche importanti. Noi abbiamo un indice che è molto importante, che è quello del riscontro diretto con il turista. Noi ogni giorno ci troviamo a raffrontarci con quelle che sono le esigenze. C'è gente che viene a Patti soltanto, esclusivamente per fare tappa di una notte per prendersi l'aliscafo da Milazzo per andare alle Isole Eolie. C'è gente che viene a Patti solo, esclusivamente per andare a vedere l'argimusco a Montalbano. Quindi, da questo punto di vista, non focalizziamoci su Patti Tindari. Patti è Patti, Tindari è proprietà, tra virgolette, di Patti, però in un contesto molto più ampio. Ecco, si dovrebbe pensare, in fin dei conti non è, anzi aggiungiamo qualcosa di più in positivo, quindi, vabbè, vediamo cosa dice, così per fare un riassunto di quello che ha ascoltato il Presidente, e poi passiamo naturalmente ad altri argomenti. No. Sicuramente osservazioni e considerazioni qualificate, perché vengono dagli addetti ai lavori, ecco. E noi dobbiamo sempre interfacciarci con gli addetti ai lavori che conoscono la realtà in cui operano. Ricordo uno dei miei primi atti da consigliere comunale, ormai più di 10 anni fa, fu quello che ai mesi rivelò a livello regionale siciliano un fallimento, quello dei distretti turistici. Distretti turistici era un'intuizione formidabile, cioè sdoganare il concetto di singolo comune per allargare il territorio. Purtroppo però per responsabilità anche politiche, questi distretti turistici dove Patti ricomprendeva realtà che sono state citate dall'amica Enza non sono decollate. E allora intanto andiamo su quello che abbiamo, fermo restando che la territorialità deve necessariamente fare circuito. Ecco, noi dobbiamo avere l'ambizione di non rivolgerci a un turismo mordi e fuggi, dobbiamo cercare di rivolgerci a un turismo di lunga durata, quindi la possibilità di visitare più location. Ci auguriamo che già dalla prossima estate il turista non faccia tappa, come si diceva poc'anzi, per andare a raggiungere le isole da Milazzo, da Capo d'Orlando, ma una scommessa formidabile è quella di riattivare il servizio diretto per le Isole Eolie dal Pontile Patto. Era questa.
ci sono già in atto importanti finanziamenti che consentiranno, ecco, anche questa, questa possibilità. Ecco, professor, come si tratta di una cosa fondamentale, il porto, e che si parla da moltissimi anni. Sarete in grado voi di gettare veramente acqua sul fuoco, nel senso di poter lanciare, di farlo esplodere questa storia? Guardi, questo compete all'amministrazione direttamente. Io le posso dire questo. In questo momento c'è in atto una grande progettualità. E ringrazio il sindaco e gli assessori che mi hanno coinvolto. Proprio oggi sono stati presentati due importanti progetti. E se la settimana scorsa è intervenuto anche il sottosegretario Floridia e do una notizia che gli operatori del settore è fondamentale sulla finalmente messa in atto dei lavori di adeguamento del depuratore, perché è giusto quello che dicevano i pregiati interlocutori. Noi possiamo anche cambiare il nome da patti a patti tindari, ma non dobbiamo fallire, perché se si fallisce fallirà patti tindari, non patti. E allora dobbiamo essere pronti alla sfida che ci viene richiesta. Come? Con le strutture, con i servizi. Un turismo, specie fortunatamente le punte che si sono registrate negli ultimi anni, nel periodo clou di luglio ma soprattutto di agosto, se non abbiamo una struttura di adduzione e depurazione delle acque, dei servizi e dei sottoservizi, stiamo parlando di nulla. Quindi occorre che la città di Patti si doti di quelle strutture strategiche. Il depuratore è sicuramente il pontile. Intanto la scommessa a medio termine è quella di ripristinare le linee. Ovviamente si sta già lavorando per trovare una soluzione che sia quella tanto agognata ormai da decenni, cioè quella di dotare finalmente il nostro territorio di un approdo turistico, di un approdo portuale che sia degno di questo nome. Un'altra battaglia che lei ha portato, ecco perché l'ho chiamata pure, dato che non è proprio alla sua competenza, nel senso che non è assessore al turismo, però un'altra battaglia che lei insisteva, cioè di creare da Mongiove o da Tindare a Patti magari delle piste ciclabili. Ecco, e questo è bellissimo. Oppure adesso, ecco, quest'altra che magari io sono stato uno degli artefici che l'ha proposta, di collegare pure su una pista ciclabile qua, corrente provvidenza e marita di Patti. Insomma, Patti così, senza l'eccessiva spesa, farebbe un salto di qualità notevole. Lei, come al solito, è ben informato. Uno di questi progetti di cui si è discusso oggi e che a breve porteremo anche la convenzione con il comune di Gioiosa e di Novara di Sicilia, prevede proprio la progettualità su una pista ciclabile molto importante. Dimentichiamo una cosa, tutta questa progettualità è l'interfaccia di una grande opportunità, che è quella che viene offerta all'Italia, alla Sicilia, al nostro territorio tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi dobbiamo essere non solo capaci, ma anche tempestivi nel cogliere questa opportunità, perché il rischio che c'è è quello che il treno passi, e mi si apre passata questa similitudine, e non si fermi a Patti, non riuscire a intercettare queste risorse per mancanza di progettualità. Quindi con l'occasione devo ringraziare, mi creda, gli uffici, devo ringraziare gli assessori che con spirito di abnegazione si stanno attivando tutti quanti, nessuno escluso, nel cercare di rispettare le scadenze stringenti che abbiamo, non ultima quella del 31 marzo, per poter portare avanti i progetti e le convenzioni che ci consentiranno di poter concorrere per questi progetti. Mi sia consentito, e chiudo, noi non abbiamo pubblicizzato troppo queste iniziative perché ci piacerebbe portarle all'opinione pubblica una volta acquisito il risultato, perché altrimenti rischieremmo di creare grandi aspettative e poi necessariamente grandi delusioni. Ecco. Salvatore, prego. Ma io
faccio... Che ne pensi di queste piste ciclabili? Intanto anche con me sfondi una porta aperta, perché io sono uno di quelli che ha sempre battagliato e ho creduto che... io penso che sia un... il nostro territorio, che sappiamo essere un po' particolare, attraverso queste piste ciclabili ci metterebbe in condizione di poter le frazioni più, diciamo, gettonate dal punto di vista turistico sulla spiaggia di potersi, ecco, confrontare, mettendosi anche in comunicazione l'uno con l'altra. Io ringrazio questa amministrazione che si sta adoperando per quanto riguarda queste cose che sono importantissime, perché il porto, ahimè, nasce da un'idea del senatore Cimino, quando in realtà cominciò a dire che Patti Marina, ecco, il porto di Patti Marina avrebbe stato la porta ideale per andare alle isole Eolie. E allora è importante, e vi ringrazio veramente, io penso a nome di tutta la cittadinanza, perché lo sviluppo economico di un paese... Ma noi facciamo esaltare, hanno iniziato bene, però... la cosa importante è una, che c'è nella frase del presidente Giacomo Prinzi, c'è una frase importante, ed è un momento anche... su cui dobbiamo riflettere. C'è la modestia, non c'è l'arroganza di un politico che si siede a dire io. Ecco, a te la mia chiesa, prego. Vabbè, con me sfondi una porta aperta, io ho un ciclista in casa, quindi è normale che sono favorevole alle piste ciclabili. Tra l'altro ci vedo anche una prospettiva di investimento, perché potrebbe essere anche una forma di bike sharing, e quindi di conseguenza attività tra virgolette lucrative per chi poi vuole fare un investimento sul territorio. Opera strategica, oserei dire, altri due temi fondamentali che mi sa che stanno prendendo altra strada. Sì. Io mi ricordo, allora ero piccolo, però già facevo il giornalista, mi riferisco qualche 30 anni fa, è stato inaugurato quella strada che doveva portare a Taormina. Ecco, ora addirittura, ma d'altronde è anche logico, dato che politicamente, mi dispiace dirlo, però è la realtà, politicamente a livello regionale non contiamo un tubo, continua a ripeterlo sempre, questa strada sta diventando, quasi, parte magari lo inseriscono, ma sta diventando Terme Vigliatore, Barcellona. Ecco, vedo che il Presidente abbassa la testa. Presidente, che c'è di vero? Dobbiamo fare sciopero, dobbiamo fare qualche cosa. Per dire che questo signore è eletto, tra l'altro, con i voti dei cittadini battesi pure, Guardi, il problema che lei tocca è un problema che non si limita solo alle vie di comunicazione, ma ai servizi in generale. Alle volte la politica è anche potere contrattuale. Un territorio pregiato, che ha una risposta importante, sicuramente ha un potere contrattuale da mettere sul piatto maggiore. Quindi questo noi dobbiamo fare, e dobbiamo lavorare per cercare di dotare il nostro territorio di servizi. E poi sono fiducioso che le cose verranno da sé. È vero, ogni deputato giustamente risponde a un criterio di mandato territoriale. Io sono fiducioso che sono state avviate anche delle importanti interlocuzioni con la città metropolitana. Ci sono stati funzionari della città metropolitana nelle scorse settimane a verificare e a monitorare la situazione non solo di quell'importante arteria che lei ha poc'anzi citato, ma mi piace ricordare anche il degrado e le condizioni precarie in cui versano in questo momento le strade provinciali
che insistono sul nostro territorio comunale, e quindi questa sicuramente è una scommessa che dovremo portare avanti. Io ho detto una cosa e la ribadisco: noi siamo pronti a portare le nostre istanze nelle stanze opportune, busseremo a quelle porte e pretenderemo delle risposte. Perfetto. Molto importanti. Un altro tema: sapete qualcosa che fine ha fatto il Palazzo del Deo Oscuri? Ma veramente, dai! Un'altra zona importantissima turistica. Io credo una cosa, io finora non ho fatto mai politica, né so, cioè non so se in un futuro prossimo o chissà che potrò mai dire mai, anche perché sinceramente la mia forma mentis non mi permette di affrontare determinate situazioni. Però io credo questo, che se noi vogliamo, tutti ci lamentiamo che non abbiamo nessuno che ci rappresenta, se noi veramente vogliamo che il territorio di Patti, questa è un'utopia, solo un'utopia, che il territorio di Patti sia rappresentato, dovrebbe esserci invece una base concreta a Patti di cercare di individuare, non dico una persona, ma due persone che potrebbero veramente, con tutti i voti dei pattesi, riuscire a trovarsi un posto all'ARS. Io credo questo. So che sarà sicuramente, si rivolteranno nella tomba politici pattesi o persone che sono sedute a tavola in questo momento, alzeranno da tutte le parti. Io credo che solo così riusciamo ad essere rappresentati, perché ognuno, giustamente, chi viene votato a Barcellona, a Capo d'Orlando, a Milano, a Sant'Agata, in qualsiasi, prima di tutto è normale che porta i propri interessi della propria città. Noi siamo soltanto un bacino di voti che servono per farlo, sì, però di fatto, come dici tu, ci sono delle cose che ci mettono in campo. Io mi ritrovo perfettamente d'accordo con l'amica Enz relativamente alla rappresentatività di questo comune che, ohimè, da tanti anni purtroppo soffre da questo punto. È orfano, ecco. E allora io dico, poc'anzi sempre il Presidente diceva, abbiamo tre momenti importanti nell'arco di un anno, che è fra questi, ecco, la reelezione dell'asse e la elezione anche della Camera dei Deputati e del Senato. Allora dimostriamo di essere degni di avere finalmente la capacità di individuare, e qua nessuno me ne deve volere, nel senso che non faccio una questione partitica assolutamente, di individuare il soggetto o i soggetti che comunque dobbiamo limitare per non dispendere forze, affinché possiamo veramente avere un rappresentante che degnamente rappresenti, senza dare deleghe a nessun altro, dico, dei territori limitrofi, deleghe a nessun altro deputato, perché ha detto bene Enz, ognuno poi, certo, tira per il proprio comune, e Patti invece, ecco, poi viene dimenticato. E allora io dico, per chiudere, siamo coscienziosi, cerchiamo nelle more di questi mesi di trovare il personaggio, ecco, che io dico unico, se ce la facciamo, in maniera tale da far convogliare tutti i nostri voti esattamente su questo soggetto che dovrà... Politicamente non è una sconfitta per la politica pattese, anzi, forse, dal mio punto di vista, potrebbe essere un'esaltazione di questa, perché finalmente riusciamo... Il famoso tanto amore per la città di Patti significa anche spirito di sacrificio, non è solo quello di dire io amo Patti. Facciamo tutti un esame di coscienza, tutti indistintamente, e cerchiamo di trovare un punto di accordo per la città. Ma si potrebbe anche fare, e potrebbe essere, e questa è un'occasione ottima per
l'Omnia News, di fare, perché no, delle primarie per l'individuazione di un personaggio politico unico su cui poi puntare tutta la cittadinanza e farlo eleggere, perché poi la forza dal punto di vista numerico ce l'ha fatta. Quindi un lancia pure questo discorso. Perfetto. Eh sì, ma non lo devo dire, e ci troverai d'accordo. No, poi non contiamo niente. Parlo delle primarie, io ricordo l'ultima occasione sfumata fu nel 96, quando ci fu la competizione tra l'allora sindaco Totò Olivo e il cavaliere Calega. Tutte e due ebbero un grande risultato. Guarda, però per pochi voti ognuno. Ecco perché è importante individuare poi un solo candidato attraverso le primarie, per carità, senza andare a parlare assolutamente di partiti, perché l'importante è il partito. Stai qualcosa di nuovo per quanto riguarda il Palazzo di Oscuri? Riusciamo nuovamente a riabilitarlo? Il Palazzo di Oscuri esce da, da un lungo contenzioso con dei privati. Qualche mese fa i locali sono stati riconsegnati all'ente proprietario, che ricordiamo il consorzio Tindarinelli. A proposito, la prossima settimana ne parleremo sia col presidente Renato Di Blasi, ma anche col presidente Princiotta, in modo da lanciare questa situazione. Ci sono delle criticità di natura tecnica che devono essere superate e che sono state motivo di questo contenzioso. Io le posso dire che limitatamente a alcuni locali l'assessore Di Santo si è attivato per chiedere la disponibilità per fornire dei servizi anche che sono presenti all'interno dell'edificio, per consentire ai visitatori che si fermano a locanda di avere la possibilità di usufruire dei servizi igienici e quant'altro. Perfetto. Quindi questa è la situazione al momento. Ma sicuramente è un'opera, anche quella strategica, non si può prescindere e va recuperata. Bisogna affrontare la problematica ed eliminarla al più presto, in modo che venga restituita alla fruizione dei visitatori. Opera fondamentale anche per il rilancio. Ho dimenticato qualcosa per un ulteriore rilancio della vostra attività, ma di tutta della zona turistica. Diciamo per quanto riguarda il nostro rilancio, bisogna puntare soprattutto sul Teatro Greco di Tindari, dove chiaramente bisogna fare adesso un'opera di persuasione per poter ampliare i posti a sedere, perché è chiaro che chiunque voglia proporre uno spettacolo a Tindari ha delle spese, ha dei costi, e quindi ha bisogno di avere più possibilità, più utenze per far assistere. Ecco, e allora questa è una cosa che noi sollecitiamo moltissimo. Il direttore artistico Taranto è già all'opera, lasciandoci alle spalle le limitazioni, ci auguriamo tutti di questo periodo di emergenza sanitaria, per approntare una stagione teatrale e di spettacoli che sia degna di questo nome. Per quello già c'è comunque un finanziamento, o comunque c'è stata una gara che è stata vinta da una società di fuori proprio per l'ampliamento del Teatro Greco da 500 a 2500 posti. C'è un iter burocratico, ma non è solo, comunque in ogni caso, ripeto, non dobbiamo solo puntare a Tindari. Dico, il rilancio di Vatti in questo caso è dato da altre situazioni che ci sono. Però quando Tindari ogni anno effettua 900.000 visitatori che vadano solamente per visitare Tindari, e nessuno viene a patti, o quasi nessuno viene a patti. Sì, appunto, perché bisogna lavorare. Presidente, a lei la parola per vedere quello che do un altro dato: turismo religioso, turismo culturale, turismo archeologico. Basta che sia turismo, va bene. Dobbiamo
avere l'offerta da dare, e a questo aggiungo, tra le iniziative che abbiamo in cantiere, un particolare interesse va a quel turismo scientifico ed accademico che prevederà anche la valorizzazione della Villa Romana. Dicevamo prima, Patti deve essere circuito, le bellezze ci sono, vanno valorizzate. Allora noi dobbiamo avere l'ambizione di portare il turista a toccare quei punti bellissimi, formidabili del nostro territorio. Ce la farete, Presidente? Noi ce la stiamo mettendo tutta. Ce la faremo, e mi piace ricordare anche, a proposito di circuito, a fuori dai confini territoriali, anche la straordinaria Gioiosa Guardia, da attraversare tramite la frazione di Sorrentini, un territorio che va restituito alle potenzialità che merita. C'è lo sviluppo del turismo cosiddetto dei cammini, cioè il turismo delle famiglie che fanno i cammini, le camminate. Ecco, c'è un importante finanziamento che è stato acquisito sulla realizzazione sentieristica che porta da Grotto di Mongiove fino a Tindari. Ecco, queste sono le sfide che noi dobbiamo essere pronti a cogliere. Perfetto, beh, cari telespettatori, mi sembra che abbiamo toccato, anche se nel piccolo, quelle che possono essere le problematiche per rilanciare nuovamente, anche se, e lo dico ancora una volta, Pazzi rispetto ad altri centri si è difeso nonostante tutte queste difficoltà negli anni scorsi, ma per cercare di ottenere il massimo. Direttore, mi consente, prima lo ha detto l'amico Salvatore con molta modestia, un ringraziamento a tutti gli operatori, a tutte le persone private, istituzioni che in questo momento stanno affrontando una vera e propria gara di solidarietà per accogliere, approvvigionare con materiali di prima necessità la popolazione ucraina che presto arriverà da noi, attivando queste vie comunitarie di soccorso umanitario che stanno per essere attivate. Quindi un grazie di cuore a tutti quanti si stanno adoperando. Ha concluso per me il Presidente del Consiglio. Grazie a Salvatore, grazie a Enza, grazie a voi cari ascoltatori, e come al solito buon proseguimento con la programmazione di Omnia News.